Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi riprendiamo la nostra partita su Tropico 6. Ahia, che male, come hai fatto a trovarmi? Stavo mimetizzando così bene. Sì, conosco le regole. Trova una pentolaccia sotto il vischio e troverai un pezzo di carbone sotto il cuscino. O era un vestito? No, era un bel parco. Un bel parco. Ecco cos'era. Strano come funziona, eh? Ah, ecco, dovresti cercare i miei fratelli. Sono così bravi a nascondersi che non riescono più a trovarsi nemmeno tra di loro. Cominciano a mancarmi, se mi aiuti ti compenserò in oro. Benissimo, non conoscevo questa nuova cosa, quindi buongiorno di nuovo a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, dopo aver colpito i lama, ci ritroviamo ad andare avanti sulla nostra isola preferita col nostro presidente preferito. Quindi continuiamo la nostra avventura nell'isola della cioccolata e cercheremo ancora questi lama. Qui mi sembra che ce ne siano due dietro la. Qui, eccoli qui. E vediamo, quindi adesso vediamo un po' che cosa ci riserva il futuro. E soprattutto questa cosa che dice. Perché sclera un po' il mouse? Ok, va bene. No, quando va indietro sclera un po' il mouse. Vabbè, cercherò di non farvelo rendere troppo fastidioso, magari lo taglio. Comunque questa è la distanza massima, va bene. Allora, dove eravamo rimasti? Stiamo praticamente finendo la produzione di cioccolata, che è perfetta, è la missione principale. E fare una terza fabbrica di cioccolata la faremo il prima possibile, appena avremo i soldini. Ricercare indipendenza dei media, probabilmente la stiamo già ricercando, esattamente, e poi impostarla come costituzione. Costruire una portaerei che costa tantissimi soldi e che non abbiamo ancora fatto. Costruire un hotel vicino all'ambasciata col blocco orientale, che è qui l'ambasciata. Tra 13 mesi, ok, dovremo costruire un hotel qua vicino, non dovrebbe essere un enorme problema, che qua servono solo i soldi. Che qua abbiamo. Sabotiamo blocco orientale. Benissimo, quindi andiamo a vedere come siamo i raid. Ah, non abbiamo fatto un bel niente, quindi nessun raid. Allora, prima di tutto riprendiamo a velocità massima come sempre e andiamo avanti. Allora, qui abbiamo i cantieri navali con un bel po' di assi, quindi vedremo se inizieranno a produrre. Magari poi quando avremo dei soldi ne faremo un'altra. A rotte invece, auto in importazione ed esportazione, cifre basse ma comunque un 15% ce li guadagniamo e va tutto bene. Cacao in esportazione, ora probabilmente faremo tutto cioccolato, e barche in esportazione che produciamo, ok. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di meglio per sostituire il cacao. Armi non ne produciamo, barche ce l'abbiamo già. Direi di no, salvo che no, qua non importiamo nient'altro. Pelli uranio, direi per ora di lasciar così e vediamo. Intanto vediamo qui cosa abbiamo. Banane, noci di cocco, auto e gioielli. Quindi, i gioielli probabilmente li abbiamo importati dalla scorsa. Però 7,50 le possiamo fare. Quindi leviamo il cacao, che tanto probabilmente non lo faremo mai più. Gioielli a 7,50 firma, tanto ne abbiamo 1000 qua e l'abbiamo già fatta. Sapevo che avresti fatto la cosa giusta, prima o poi, e al giusto prezzo. Sarò felice di vederti nel confessionale, presidente, e ricorda, non tardare troppo perché nessuno può sapere quando giungerà la sua ora. E poi voglio che mi racconti ogni pettegolezzo, dai. Più 5 supporto, tanto ci dava solo 2000. È vero che abbiamo bisogno di soldi, ma per 2000 va benissimo il supporto. E intanto qua incassiamo qualcosina, non tanto perché come al solito importiamo sempre le auto che costano. Cosa possiamo esportare? Per ora mi sembra niente, quindi aspettiamo e vediamo. E qua abbiamo già 29.000 con le 1000 auto. È chiaro che finché le percentuali di guadagno restano basse ci vuole un bel po' di tempo per riuscire a guadagnarci qualcosa di più, però non buttiamole via, nel mentre andiamo a vedere qua la politica. Fra 6 mesi,
Ah, queste sono due sabato, blocco orientale o metti a blocco orientale, quindi direi di levare questa che non mi interessa ora. Potrei quasi quasi fare una seconda ambasciata, ma non ne ho i soldi ora. Per anche il blocco occidentale. Vediamo. Vediamo se saremo in grado di gestirli tutti e due. Per ora qui come procede la costruzione di navi? Molto a rilento. Dovremmo fare un po' di casette, ma anche per le casette ci vogliono i soldi. Finalmente arriva un'altra nave, sempre 46.000. Quante ne importiamo ancora di auto? Ancora un bel po'. E le esporteremo tutte precise. Tutte precise, precise fino all'ultimo. Esportazioni, Pres, Mobili non tutti ne gli anni. facciamo, quindi non ci interessano. E qua ora siamo in positivo e quindi... Ah, no, 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 l'ambasciata dobbiamo fare. Quindi costruiamo l'ambasciata e metterò qui, no, qui, va bene qua. Però la giriamo giusta così. E in questa ambasciata ci andremo a mettere l'altro blocco al quale chiederemo subito 20.000 dollaroni. Visto che l'abbiamo, è già... Non l'abbiamo ancora... Ah sì, 71, sì. Li abbiamo e già così ne vale la pena, se anche non lo faremo mai più. Abbiamo costruito 5.000 di ambasciata, preso 20.000 di aiuto economico, quindi mettiamo anche conto che da oggi in poi aiuteremo sempre solo il blocco orientale. Vale la pena comunque aver preso i 20.000 dollarozzi. Con questi 20.000 andiamo a fare un po' di casette qui perché ci servono. Residenziale, facciamo un paio di complessi, ne mettiamo uno qui, ci sta. E uno qua sul mare, ci sta? Allora, qui forse mi potrebbe servire portare una strada. Non si riesca a metterlo tipo qui, qui, qui. No. Qui nemmeno. Qua neanche. Eccolo qua. Potremmo farlo qui, non mi piace molto, però è comodo, quindi direi che va bene. E qui dovremmo anche farne una terza, ma... Ah no, ce li abbiamo i soldi, ok. Facciamo subito una terza fabbrica di cioccolato, così andiamo avanti con la missione principale, che dobbiamo esportare 10.000 di cioccolata. Cavolo, quanto... E qui non è che ci esce una di cioccolata, vero? E non... Cosa ci dai? 10.000, va bene. Allora, ananas, pelli, petrolio da importazioni, non è neanche malvagissimo. O uranio, ancora meglio. Esportare, no, ok, allora importiamo un po' di uranio, importiamone 7.000, che così ci dà un po' di soldi. Anche qua il guadagno non è altissimo, ma il 15% inizia già a essere qualcosina. Questo prima o poi lo butteremo giù. La ricerca intanto piano piano va avanti. Hotel vicino all'ambasciata, andiamo a farlo subito, così aumentiamo le relazioni. E sono turismo, hotel, eccolo qua. Compriamo e piazziamolo qua vicino all'ambasciata, anzi mettiamolo sul promontorio con vista un pochettino, vista mare, in realtà è un po' chiuso, ma vabbè. In questo modo miglioreremo, ce l'abbiamo già, ok, però miglioreremo con loro un po' di supporto e inizieremo a riportarlo su. Annaspelli petrolio, sì, vabbè, vediamo avanti, andiamo avanti. Per ora non penso che ne farò, abbiamo qua auto e auto, va bene, barche e ok, uranio, vediamo un po'. Ma potrei fare quella del petrolio alla fine, in effetti comunque 10.000 li guadagniamo, quindi acquistiamo per 10.000 e guadagniamo 10.000. Questa andiamo in pari, ma dalle prossime è una rotta in più che utilizzeremo, si spera. Bene, 32.000 incassati e continuiamo con la produzione di cioccolata, eccolo qui, cioccolata che faremo sempre scura perché non abbiamo fatto per ora zucchero, quindi scuro, 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 perfetto, però non c'è adesso, cavo, questa non c'è, ah ok, gli è arrivato, ok, sì, no, qua cacao ne abbiamo, come si cliccano male, 900 qui, 4.000 qui e 3.400 qua, bene, quindi penso Disturba sì. subito la trasmissione di questo canale. La parola in codice è Borscht. Abbiamo 20 secondi da adesso. Allora, che cosa farne? Prendiamo 5.000, 4.000 conto svizzero, per Allora, ora non ti mi vedi qualcosa? servono.
Mentre i 5.000 dollarozzi ci servono. Ok, un aiuto estero, grazie. Direi che qui stiamo andando abbastanza bene, potremmo fare tutti questo. E anche questo. E qui anche c'era un modo per... Ah, però l'elettricità che attualmente qua non arriva. Questa migliora l'efficienza, ok. E poi magari provare a farne una terza, visto che di assi ne hanno quanti ne vuoi, non abbiamo i soldi, ok. Bene, qua c'è bisogno, ci vanno gli abitanti, appena avremo i soldi, cioè probabilmente fra pochissimo. Cazzo. Ah, questo non ci arrivavano i vigili del fuoco, ok, va bene, quindi questo potrebbe essere un problema in caso. 57.000, però abbiamo come al solito importato delle auto e non abbiamo ancora i soldi. Quanto costa? 17.000, no, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, 21 mesi e 15 mesi si aspetta. Almeno il prossimo giro, perché importiamo sia uranio che petrolio che auto e quindi costa veramente tanto l'importazione. Però guadagniamo il 10% più 5 dalle auto. Il 15 dall'uranio e il 15 dal petrolio. E poi migliorando le relazioni avremo delle rotte migliori, col quale guadagnare parecchio di più. Quindi ricostruiamo questo complesso. Ho un problema, presidente. Sì, con quegli ignobili rossi, come l'hai capito? Questo incarico potrebbe sembrare non connesso al comunismo, presidente, ma ti assicuro che in realtà tutto è connesso al comunismo. Ah, buona parte dei miei conoscenti sono comunisti, ma non temere, sono tutti sotto chiave. Molto bene, visto che anche noi siamo un tuo conoscente e abbiamo appena finito una missione in cui dovevamo essere comunisti. Ma non te lo diremo, accettiamo e vuoi visitare l'ambasciata con la potenza occidentale, il che vuol dire questa, vero? Ebbene sì, quindi andiamo a fare seleziona al Nemici presidente, ovunque. visita Dovrei edificio eliminarvi tutti. all'ambasciata. Montagna dovrebbe venire da Maometto. Abbiamo 15.000 dollarozzi e con questi 15.000 ci andiamo a fare un ulteriore cantiere. Vorrei mettere qui. E poi ci starebbe anche qua, non qua così no, così sì. Quindi facciamo così, intanto ne mettiamo uno qua. Valutiamo se metterne un quarto. Visto che qui tronchi ne abbiamo. E qui ne abbiamo ancora da levare. Questo è da fare assolutamente. E qui gli assi ne abbiamo a bizzeffe. Presidente, il mondo ti ringrazia. Il tuo occhio vigile è importante per la libertà. Stamattina credo di aver visto un comunista, presidente. Segnava un ragazzo, sembrava un ragazzo che consegnava giornali, ma consegnava il giornale sbagliato. Notizie comuniste. Certo, ora siamo liberi, ma tra poco? Prendiamoci i soldi. Quasi 4.000 di cioccolato, ne mancano altre 6. Cioccolata qua 1.010, quindi ne abbiamo parecchie. Probabilmente vanno potenziati i nostri trasporti. Allora, importiamo uranio e petrolio, esportiamo barche, ne abbiamo due. Il ferro vale abbastanza poco, i tronchi non ci servono assolutamente a niente. Armi no, banana no, cacao no. Cioccolato non ce n'è. Allora, visto che cose utili qua non ne abbiamo, importiamo. Anche se valgono poco, importeremo sia i tronchi che il ferro. Valgono molto poco, ma fra fino a 12 mesi non abbiamo niente, quindi aumentiamo intanto le relazioni. Qua cosa abbiamo? 1.100 di cioccolata. Voi Ivana? Dai, clicca un po'. 1.000 e 1.300, quindi direi che qui ne va potenziato. 700, 1.300, sì, assolutamente sì, 3.000 di cotone. Facciamo così, ne mettiamo uno qui e uno qui e li potenziamo tutti col secondo turno, tanto questi non sono mai in eccesso, sempre meglio averne un po'. E quanti ne abbiamo?
Ok, abbiamo già una sessantina di posti vacanti, questo non è buono. Dovremmo recuperare un bel po' di immigrati, però per ora siamo messi Non abbastanza tutte le bene. nazioni sono amiche di Tropico, Non mi Pres. interessa sabotare perché stiamo cercando di sfruttare entrambe le fazioni per guadagnare soldini, così, esattamente. Ora che abbiamo delle buone relazioni, al prossimo cambio di rotte, tra 5 mesi, dovremmo avere delle rotte buone. Magari ne fidiamo una nel mentre? No, questa per 50, questa figurati. No, direi di no. Potremmo aspettare un secondino a sfruttare questo, che è fra 2 mesi e 25 giorni, aspettare fra 4 mesi il cambio, quindi perdere un mese e mezzo. Ma in questo modo avere al cambio delle rotte commerciali minori di un meno, migliori di un meno 15 e di un più 10 in esportazione. Vedremo che con un bel 95 ci usciranno, 94 ci usciranno delle belle rotte. Qua iniziamo a portare delle grandi assi, ottimo. Abbiamo già il potenziamento. Ok, vedete, meno 25 e più 20, quindi ora queste sono già nettamente migliori, quindi forse anche qualcosa di utile. Auto più 20, eh? Non stiamo esportando auto, come non detto. Allora erano quelle che stavamo facendo prima. Alluminio, mais, acciaio. L'acciaio costa un po' poco, eh? Non è che ci serva molto. Plastica room no, fanno abbastanza schifo. Peccato, peccato perché l'avevamo fatto apposta per avere delle rotte buone. Però vabbè, 73-74 e nel mentre ne finiremo almeno questa. Quindi comunque ci terrà delle rotte buone perché abbiamo una relazione molto alta. Avere tante rotte serve a quello, a tenere delle ottime relazioni con tutti e tre, cioè con tutti. Ho un problema, presidente. Sì, con quegli ignobili rossi. Vicino Come all'ambasciata l'hai potenze capito? occidentali. E va bene, facciamo il posto di blocco. Tenere delle buone relazioni con tutte le fazioni e quindi avere delle, oltre già al guadagno suo, avere anche delle. Aveva detto potenze occidentali, quindi qua. Presidente, il mondo. Delle rotte molto buone. Ok, abbiamo 74.000, 61.000. Direi che potremmo andare a fare il quarto cantiere che secondo me ci sta benissimo. Qua. E a portarci una bella stradina piccina picciò. Che forse ci sta meno bene, porca vacca. Non ci arriviamo con la strada. Arriviamo qui ma non lì. Se buttiamo giù sta strada, penso di poterci arrivare, forse, vediamo. Allora, questa deve andare dritta, questa da qua su, e va bene. Questa da qua deve ricollegarsi, come? Rifacciamo questo pezzo perché è più importante ricostruire questo tratto qui. Piuttosto che per. Ah, perché qua c'è il gas. Ecco qua dov'è il problema. Perché qua mi ha creato l'incrocio. E non ha neanche tutti i torti. Ma forse così riesco a rifare meglio l'incrocio. Se io questo lo porto fino a qui e vado prima qua. Da qui dovrei riuscire a. Perfetto. Eccolo qua. Benissimo, ora abbiamo ricollegato tutto. Bisogna sempre studiare, attenzione a questi incroci perché non possiamo spostarci di uno solo e quindi ci fregano un po'. Completata una rotta che è quale? Me la sono persa. L'importazione di uranio, ok. Quindi abbiamo ferro, petrolio, tronchi e barche che stiamo esportando. E a sto punto importeremo dell'acciaio. Per forza, il mais vale troppo poco e qua non abbiamo niente di bello da esportare. A sto punto importa dell'acciaio, rivenderemo così e che frega.
qua invece c'è la... ecco qua, il vigile del fuoco che si sta muovendo. 28 mesi, 22 mesi, va bene. Intanto per questi mesi ci daranno delle ottime rotte, perché 81 e 95. Vedrete al prossimo, fra 4 mesi, che anche lui ci darà delle rotte da più 20, molto probabilmente. Intanto il nostro supporto è crollato a picco, perché? Perché è crollato il supporto? Dobbiamo spingere di più sulla ricerca e... cavacca che babbo, dovevo costruire la porta aerea, ora è applicato col destro e l'ho annullata, niente, quindi aspettiamo altre nuove missioni e spingiamoci di più di lì, in caso teniamoci pronti un taglio delle tasse. Ok, quindi attenzione al click col destro che frega sempre, almeno me, perché sono un babbo. Cosa importiamo? Uranio, direi che vale molto di più delle assi e ne abbiamo in abbondanza. No, per ora non ce la date, quindi per ora è ancora troppo bassa. È 94, come fa a essere troppo bassa? Vabbè, non ci ho capito una mazza. Quindi importeremo dell'uranio. Importane 6.003, perché comunque l'uranio un po' vale. Presidente, i gruppi di studio dicono che la gente non vuole cioccolato stravecchio. Ho licenziato l'intero reparto marketing, di nuovo. Il numero di barrette da vendere è stato raggiunto. Purtroppo, Wonkmeister ha raddoppiato le vendite rispetto all'anno scorso. Ha appiccicato l'etichetta privo di DDT sui suoi prodotti e i gonzi ci sono cascati. Non sarà per niente facile tenerli testa. Abbiamo studiato col gruppo di studio, presidente. Dobbiamo, cito, uscire dal quartierino e puntare all'hype che spacca, bello. Penso che il marchio Ciocchico sia troppo datato, presidente. Dobbiamo ammodernare tutto quanto. Finché Tropico non sarà al passo col resto del mondo, non potremo bagnare il naso a Wonkmeister con il nostro cioccolato. Fai tutto ciò che è necessario, presidente. Raggiungi la prossima era. Ora che la guerra è finita, presidente, finalmente abbiamo una possibilità di dimostrare la tua magnificenza al mondo. Che emozione! Dalla potenza dei tuoi gomiti alla ferma convinzione che tutto quello che dici è giusto, il tuo fedele penultimo conosce il tuo lato buono. Ma per far sapere a tutto il mondo quanto è grande il mio presidente, Tropico deve apparire sulla mappa una volta per tutte. Come dobbiamo procedere, presidente? Allora, i turisti non mi piace come cosa, club nucleare, oppure prendiamo in prestito un monumento internazionale importante. Mi piace molto di più prendere in prestito un monumento internazionale. Solo un vero grande leader suggerirebbe di prendere in prestito uno dei monumenti del mondo. Infatti. A me non sarebbe mai venuto in mente. Ma bisogna farlo con la massima discrezione. Fortunatamente ho un piano. Un piano super segreto, con agenti e agenti segreti. E armi super segrete. Il tutto inizia nella prima accademia di addestramento di Tropico. Un momento, presidente, forse ho già parlato troppo? Allora, o il Colosseo, la Statua della Libertà, la Grande Sfinge o la Cattedrale di San Basilio. Quindi abbiamo detto Accademia di Addestramento. Andiamo a costruirla subito. E questa direi. E mi sembra di sì. Quindi. Anzi, mettiamola di... nella zona industriale. Qui come sono belli pieni, no? C'è ancora un po' di spazio, però magari, giusto per essere tranquilli, facciamone uno qua e vediamo se si riempie. Qui soldini, no. 11%, iniziamo a spingere il supporto. I nemici della libertà sono ovunque, anche ecco. Dove la libertà non c'è. Capisci quanto sono pericolosi? Dobbiamo essere cauti, il comunismo è ovunque. Hanno conquistato Hollywood e dominano le banche. C'è del rosso persino sulla bandiera a stelle strisce. Persino la bandiera ci tradisce. Accidenti, la situazione è peggiore di quanto pensassi. Completa il raid sabota blocco orientale. No. Arca vacca, però così perdiamo ugualmente supporto. Allora a sto punto... no, però non abbiamo neanche la cosa, no, non mi interessa. Non voglio rischiare di perdere troppo con il blocco orientale. E ci dà un supporto molto 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 alto.
Vediamo di costruire l'Accademia delle Spie e spingere subito per prendere uno dei grandi monumenti. Così da raggiungere la prossima era e andare avanti con questa missione. Appena sbuca, andiamo subito in raid. Ferro, barche, uranio e tronchi. Sono le stesse, facciamo del latte. Ok. Il palazzo nega la costruzione di una base di spionaggio super segreta. Altre notizie. La nuova galleria d'arte del presidente è protetta da un elevato sistema di sicurezza. Allora, questo è molto interessante perché noi abbiamo una soddisfazione per la fede sicuramente molto bassa. No, 60. Non è male, allora no. Ero convinto di averla bassa, allora ho detto l'abbiamo bassa, quindi la alziamo e le alziamo tutte. Ma in realtà no. Potremmo però buttare giù tutte le cose, le chiese, abbassare così la soddisfazione di fede, costruire questa e rialzare la soddisfazione della fede, così che si rialzino tutte. Quindi questa è un'ottima idea. Poi cibo e intrattenimento, che immagino che facciano abbastanza schifo. Cibo 53, intrattenimento dov'è? Qua 36, infatti no, anche se sono abbastanza facili da tirar su. Divertimento ai cittadini, no? Non male, però non punteremo su quello. Direi di fare la cattedrale di San Basilio. Appena prima butteremo giù tutte le chiese. Che dove abbiamo? Perché me le sono perse. Qui non ce n'è. Ah, qui sì, è vero, invece c'è la cattedrale. Tireremo giù la cattedrale, questa chiesa. Costruiremo poi la... Non abbiamo qui un... No, cavolo, me la sono dimenticata, andiamo a farlo subito. Andremo quindi poi a buttare giù le chiese, a costruire la cattedrale e poi a ricostruire le chiese, così da tirar su tutti i valori. 6 mesi, 12 mesi. Qua intanto si incassa, allora continuiamo a far rotte. Così da alzare tutto, io direi di importare delle auto stavolta, al massimo, perché ovviamente le auto valgono tantissimo. E abbiamo anche delle esportazioni di auto? No, non abbiamo così tanto culo. Ok, va bene, va bene. Barche qua quante ne abbiamo ancora? Ah, ancora 11.000. Però direi che penso che qua ne stiamo iniziando a farne, no? Direi di sì. E qua mi sembra che ora giri abbastanza bene. Qua abbiamo 500 di cioccolata, 150, vediamo se qui sì, abbiamo tirato via anche il cotone, direi di sì, ora funziona. Contatto. Tutto bene. Compagno, attiva i protocolli di comunicazione sicura. Presto ti invierò le istruzioni codificate. Utilizza il libro dei codici arancione per decrittarli, a meno che la prima parola non sia rosso, allora dovrei usare il libro blu. Spero che sia tutto chiaro. Esportazioni con blocco orientale. Eccolo qua, perfetto, ci vuole un po', ma lo faremo. Poi, principalmente voglio fare questa. Dove sei, ricerca? Quanto ci stai mettendo? Manca poco, ok. Dai, che dobbiamo alzare. E dobbiamo raggiungere un... Anzi, in realtà, se raggiungiamo l'era nuova, avremo delle fazioni nuove. E quindi il supporto non conterà più niente. Però il raid sarà molto molto lento. Intanto ora stanno ancora recuperando punti raid. Quindi ci sarà solo da aspettare, sperando che non ci siano elezioni adesso, sennò probabilmente le rimanderemo. Tre mesi, quindi siamo a ottobre, gennaio. Dai,
ascoltiamoci un bel esercitazioni per le vacanze. I cittadini chiedono le elezioni, presidente. Sembra che vogliono decidere come essere governato. Non è un buon momento. Aspettiamo di passare nell'era nuova. A Tropico sono state introdotte le auto volanti. I tempi di volo attuali sono inferiori al secondo. I nostri scienziati sono al lavoro per aumentarne la durata. Molto efficienti. Ripara. E questo dov'è? Questo incendio. Fatta la ricerca, finalmente, di indipendenza dei media, contenuti sponsorizzati. È un piacere fare affari. Prendi supporto, anche se non servirà, ma prendiamolo, che male non fa. Abbiamo finito di importare tronchi e quindi che cosa possiamo esportare? Ah sì, no, banane no, mobili no, petrolio no, plastica no. Auto. Un bel auto più 20 con un'auto meno 11 è ottimo. Quante ne importiamo? Ancora 6.500 e qua c'è un bel 6.500. Perfetto, così per 6.500 auto abbiamo un bel 31% di guadagno. Ancora sta recuperando i punti ride, ci vuole un pacco di tempo. E qua però sicuramente abbiamo infatti supporto economico benissimo. Potremmo portare un po' di elettricità di là, come siamo messi? Elettricità arriva qua, eh. Quindi se io facessi nelle costruzioni, intanto vai avanti. Centrale elettrica secondaria. Detto intanto vai avanti. La mettessi qui non serve a nulla. Cioè non a nulla, ma non riesco a fare due. Cazzo, abbiamo qua già quasi 200.000. Auto, barco, uranio, auto. E vediamo, ora non ne stiamo facendo. Pelli, rum, sigari, stoffa, niente. Proveremo a fare un po' di noci di cocco. Come importiamo? No, importiamo delle assi. Non valgono granché, ma schifo non fanno. Quindi centrale elettrica secondaria, riparti. Non riusciamo a farne due, quindi a sto punto ne dovremo fare per forza tre. Vediamo. Aiaia, non ci sta. Qua sì, ok. Allora, questa è qui e va qua. Così. E cacchio. Non possiamo sperare di salvare il pianeta se la gente non si impegna a fare scelte ecologiche. Perché non stringe amicizia con la madre terra e non ci aiuta ad abbracciarla? Lo so, a te gli abbracci non vanno a genio. Se vuoi, vedi la cosa come un atto di corruzione, però attuata tramite i buoni sentimenti, invece che col denaro. Stato pacifista, eh? Per ora accettiamo, poi vediamo. Dobbiamo fare l'ultima centrale. Va bene. Rotte, auto e barche, assi e auto in importazioni. Assi in esportazioni? Ma no. E vediamo. Cuoio, banane. No, carne, ci mescolato la ferro, la trance. Prima vediamo. Assi 2010. 1000. Ne hanno già prese 1010. Per portarle dove? Qua saranno belli pieni. Quasi, sì. Intanto manca ancora un mesetto. Gli assi li portano via tutti, quindi no. Abbiamo detto, esportiamo barche e auto che importiamo e importiamo assi. Ok, va bene.
quindi mi fanno tutto schifo, ci faccio il petrolio. È più basso, ma 7.400 è molto meglio di questo. Sì. Mettiamo un po' di petrolio e impartiamo le 10.000. Ok. Qui siamo partiti o siamo ancora qui? Minchia, ancora a recuperare punti raid. Dai, dai, dai. Cosa siamo senza? Cioccolato? Oh sì. Come cazzo facciamo a essere senza cacao? Sì, probabilmente ora iniziamo a far troppo, andiamo a ragionare sulla produzione di zucchero. Ma abbiamo ancora tantissimi posti vacanti. Aspettiamo, perché qua non abbiamo abbastanza persone e infatti le piantagioni sono mezze vuote. Cacao. Il palazzo ha annunciato oggi un nuovo piano di tassazione che permette ai cittadini di pagare di più per un trattamento preferenziale durante la ricerca di routine e le confische. Iscrivetevi oggi! Prendiamone un po' in modo da averne 4 per ogni piantagione e poi vediamo. Oh, presidente! Che piacere vederti! Limonata? O qualcosa di più forte. Produci auto. Andiamo al punto. Voglio che tu ti occupi di alcune questioni di scarsa importanza che potrebbero avere conseguenze di grande importanza. Ricordati, quando gli industriali sono felici, tu incassi più tasse, almeno in teoria. Però non produciamo auto e quindi a malincuore rifiuteremo. A malincuore finché non finiamo questa cosa qua e cambiamo era, perché poi non me ne frega più niente. Però diamoci una mossa, porca loca. Almeno che parta sto raid. Ormai li abbiamo quasi raggiunti tutti i punti. Ancora 116. Quando cavolo li produci sti punti raid? Oh, ora finalmente è partito. Molto bene. Qua intanto punteremo ora a produrre un po' più di cacao. Abbiamo 224.000, buono. Buono perché fare un cambio era con tanti soldi è molto utile. E anche perché vuol dire che abbiamo un'economia comunque abbastanza stabile. Per ora sempre le spie si stanno radunando. Appena arriveranno tutti potranno poi partire. E vediamo che cosa ci chiederanno, perché in queste missioni, ecco che è partito, 33 mesi, porca vacca. Quando partono poi ci danno una sorta di missione, possono capitare degli eventi per velocizzare o rallentare la missione in corso. E vedremo che tipologia di missione ci arriverà. Tanto qui sono sempre 60.000, bene. Ho sbagliato. Allora, poi rallenta, andiamo. Chiediamo gli aiuti, perché gli aiuti si chiedono sempre, nel mentre che tanto portiamo avanti le nostre rotte che ci fanno risalire le relazioni. Ecco qua, tutte. Allora, petrolio e barche, quindi importiamo petrolio e esportiamo barche. Andiamo a importare uranio che vale parecchio. Andiamo a importare, prima vediamo le esportazioni, no, non mi piacciono, quindi andiamo a importare 5-4 cuoio, direi 2.500, perché 15.000 sono troppi. E poi della stoffa? Importiamo dello zucchero che ci serve invece. Disturba subito la trasmissione.
Mi serve perché una potremmo metterla contro il presidente alle elezioni. A cioccolato? Non commettete dolce. Questo grave errore, cittadini. Anzi, per ora aspetta, ancora cioccolato scuro. Poi quando arriverà anche il la nave, lo rimetteremo a cioccolato dolce, perché per ora finché non arriva, chiaramente qua non ce n'è. Bene, ora abbiamo finito di fare le importazioni molto buone, però abbiamo incassato un discreto tesoretto. Volevo vedere se qua iniziava a darci una missioncina, così ve la facevo vedere e poi ci vedevamo al prossimo episodio. Spostiamo il cioccolato dolce perché ho visto arrivare una mercantile. Eccola qua che ci ha portato un bel millino di zucchero che va subito esportato, diciamo trasportato qui in questa unica fabbrica di cioccolato che fa cioccolato dolce. Potevamo anche in effetti farne un po' di più di zucchero, invece che questi 5.007 potevamo importarne di più, però vabbè, questo è stato un piccolo errore. Vedremo se potremo recuperare magari con una nuova importazione di zucchero poi oppure no. 18 mesi. Vediamo se ce li fa passare tutti. I laser per il controllo della mente sono finalmente in orbita, presidente. Purtroppo non nell'orbita terrestre a causa di un piccolo errore nella traiettoria del lancio. I nostri scienziati lavorano notte e giorno sui calcoli per il volo. Prima o poi riusciranno a capire come uscire dall'orbita di Venere, avvicinandosi un po' al nostro pianeta. Se vuoi velocizzare le cose, potremo assumere qualche altro nerd. Tanto complimenti per il vestito, penultimo. Spendiamo 10.000 così da non ritardare di 2 anni. Il blocco è stato liberato, spazzato via e ripulito. La crostata non è danneggiata. Avvisa quelli di crittografia di annullare il modello di codice e informa il mio verificatore che voglio del crescione sulla mia brioche. Agente P chiude. Chissà chi è l'agente P, 16 mesi, intanto qui abbiamo tutte e due a 100, ottimo. E direi che con questa panoramica e con l'investimento di 10.000 per assumere altri nerd potremo chiudere qua la missione di oggi. Ci vedremo poi come al solito al prossimo episodio per continuare la nostra avventura insieme. Con l'occasione mi sono dimenticato di lanciare l'intro e di ricordarvi come sempre di mettere mi piace al video, di iscrivere qualora non fosse già iscritto, vi fosse già iscritti. Leggi queste istruzioni in codice, poi brucia il messaggio e mangia nelle ceneri. Questa discussione è conclusa, anzi non è mai venuta a dirla tutta, anche perché io e te non ci conosciamo e non ci siamo mai incontrati. Anzi, è persino possibile che non esistiamo neppure. Costruisci un ospedale vicino all'ambasciata blocco orientale. Bene. Dicevamo che non trovo... Eccolo qua. Ospedale. Orientale è questa. Dicevamo di iscrivervi qualora non foste già iscritti, di venirci a trovare anche soprattutto su Twitch, dove una volta che riusciremo a trovare un posto per questo ospedale giocheremo anche a Tropico, oltre che agli altri giochi. Quindi venitevi a iscrivere per giocare insieme anche in live. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Quanto manca questo ride? 10 mesi? Ciao ciao, grazie per la visione.